Bentornati su Player Not Included. Allora, nel mentre che io vi racconto tutti questi magici mesi che sono passati dall'ultimo video, no dai, non è passato così tanto, cerchiamo di capire cosa non va in questa base. Quindi tutto molto lento, perché se no impazziamo. Allora, io sinceramente non mi ricordo qual era il disastro di questa base, ed è disastrosa. No dai, non è maggio. Ne malaccio, io vorrei soltanto che voi dovete fare le cose, perché sennò moriamo malamente. Eccoci. Comunque, sono passati un sacco di mesi, un sacco di cose, un sacco di secoli. E in mezzo ci sono stati i virus, le cose, ci siamo spostati, abbiamo sistemato un po' di cose con col video, non so se si vede, non so se si sente. Tornando a noi, invece, nella nostra base, possiamo ritornare in una situazione un po' così. Ecco qual era il nostro problema. Il nostro problema è che, se ben ricordo, dovevamo attivare questa situazione qui, dandogli una priorità altissima. Quindi, ci manca l'ossigeno, male. Non abbiamo bolle di ossigeno, non ce ne facciamo nulla di sta roba. Dobbiamo trovare un po' una soluzione per sopravvivere. Io vorrei tanto sapere, Vale, come l'ha risolta, ma non ho visto i video, questa è la verità. Quindi proviamoci. Generazione di ossigeno insufficiente, lo so raga. Loro vanno a pulire i nostri magici cessi. Qui va molto molto bene. Potrei aprire una porta qua. Potrebbe essere effettivamente una soluzione di qualche tipo. Così aspiriamo un parolone, però recuperiamo tutta quest'area qui, gli diamo anche questa come aperta. E raga, mi andate a fare questa roba su, per favore? A meno che io abbia bloccato queste porte per un malaugurato motivo, abbia bloccato attuale. Cioè auto. Sta a posto. In caso di scavo efficiente, scavo irraggiungibile. Allora, scavo irraggiungibile, però questo non lo potete fare. Cioè, non ci sono grossi problemi, dovreste poterlo fare. Quindi, probabilmente, fino a quando non abbiamo scavo efficiente 1, non si può fare. Duplicant skills, come siamo messi? Siamo messi scavo efficiente, che non abbiamo uno scavo efficiente. Scavo efficiente 1. Ah! Sono problemini. Quindi siamo limitati da uno scavo efficiente. Abbiamo poco ossigeno, dobbiamo bucare da qualche parte assolutamente per recuperarci quel poco di ossigeno che ci serve. Di sicuro qui facciamo una porta. Che non è una porta, in realtà è un enorme buco dentro la parete, però ce la caviamo così. E altre parti non ne abbiamo purtroppo. L'unica cosa che possiamo fare è fare una roba pazza. Fare una roba pazza che è questa. Qui facciamo finalmente la tanica per collezionare tutta l'anidride carbonica, in maniera da convogliare con le oxifern, che ci succederanno un sacco d'acqua, e questa cosa qui ci punirà malamente, ma almeno riusciamo forse a fare ancora qualche turno, forse. Quindi qua sotto faranno una sorta di vasca in cui tutta l'anidride verrà convogliata e risalirà, in teoria, la pratica vediamo. E risalirà trasformata in ossigeno con potere della magia. Preghiamo l'ossidite, no, prendiamo l'acqua, che comunque in questa situazione un po' tesa ci sta. Allora, io ho fatto questa roba qui per superare questo problema. Blocchiamo un secondo, che chiaramente è di gas. Ce l'ho. Allora, facciamo così.
annulla e gli facciamo fare esattamente la reazione, questo giro. Che fatica la vita. Allora, qua devo buttare giù le tile, almeno due. Quindi, demolisci tu tutto. In realtà non è tutto, è struttura 1 e 2. Vi prego. Ok, 1 e questo? Raga. Ok, demolisci. Struttura, questo? Ti prego. Boh. Quindi, la reazione, ponte gas. Quella è un'uscita, questa è un'entrata, tac, tac, tac. Che schifo sto lavoro, mamma mia. Però almeno ci dovremmo essere risolti questo enorme problema. Quindi ora tutta la nostra super mega macchina dovrebbe funzionare, se non che non funziona. Quindi perché non funzioni? Offerbacco. Perché non c'hai il sopracitato cavo? Allora, se io collego tutto a questa roba qui, esplode? Sì, secondo me esplode. E noi lo faremo. E via. Verso una priorità 9, di sicuro. Verso una priorità 9 e verso il non morire soffocati, che sarebbe tanto, 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 tanto bello. Intanto questa roba qui la facciamo, perché aiuta, serve e fa. Quanto sarebbe bello invece poter prendere tutto questo ben di Dio, tra cui anche acqua e anche freschina, quindi fighissimo, e portarcelo giù da 1 a 10? Sarebbe tanta roba. Sarebbe tanta roba, non ce la faremo sicuramente nel giro di poco, però tanto qui aspettiamo che finiscano. Allora, filtro gas, perché c'è questa roba qui? Perché non l'hanno completato? Perché non l'hanno completato? Nessuno lo sa. Io odio dover obbligare le persone, però ok. Dopodiché, loro non li facciamo più entrare lì, così qualcosa è fatto. Poi facciamo un check, in maniera che, allora, di nuovo tutti insieme con me. Questi qui buttano fuori ossigeno, questi qui buttano fuori idrogeno. Questi qui buttano fuori, ok. Qua c'è l'idrogeno. Qua c'è l'ossigeno, l'ossigeno viene pescato su e non si capisce, ok, che giro deve fare. Fa un giro e viene buttato fuori. Ok. La roba che mi turba è che qua c'è dell'anidride carbonica pinzata dentro, che non è proprio il massimo. Però intanto l'abbiamo sistemata. Mamma mia, che fatica, che fatica. Qui auto, però non ci piace comunque costruire, per non si sa quale motivo. Gli starà sul cazzo, gli darà fastidio, boh, chi lo sa. Allora, porta stagna, che il vostro dovere l'avete fatto, in auto, ricordiamoci sempre di tappare le cose. Allora, a questo punto poi ci sarà il magico problema del mi manca l'acqua, effettivamente dove stare, dove andare, come fare. Allora, questo non è acqua, questo è acqua. Facessimo una cascata, no, eh? Brutta idea. No, gli ficchiamo una pompettina qua, morbida, e la recuperiamo. Il problema è che ce n'è poca, io vorrei più acqua. Tipo questo è molto fico, 90 gradi non così fico. A un certo punto la cosa dell'acqua ci fotterà prepotentemente. Però guardate che bella questa base che si riempie finalmente di ossigeno. Guardate che bella questa macchina. Io sono felice come la Pasqua. A un certo punto ci metterò un enorme switch del tipo o se le batterie sono piene oppure... Che tanto le batterie non sono piene.
oppure se c'è abbastanza ossigeno. Ok, mi sembra che stia andando molto molto bene. Ah, dopo la morte della scorsa volta direi che ne abbiamo scampata una di grossa. E niente, adesso in realtà sarà un momento molto molto noioso perché dobbiamo semplicemente sistemare tutte le cose che vanno un po' così. Quindi migliorare tipo questo schifo perché qua fa tutto schifissimo. Ragazzi, ma questo qui non è acqua, è etanolo. Vedete? Quando uno fa i colori troppo simili. E quindi sono un po' cazzi. Ci costruiamo una vasca per l'etanolo perché è bello, è fantastico che sia tra di noi, tra l'altro io lo vorrei almeno della stessa altezza, se possibile. E che schifo sta roba, mamma mia. Così, così facciamo due vasche. Così, boh, ce la mettiamo per qualcosa. Che può essere etanolo, che secondo me ci sta. Al massimo poi la buchiamo sotto. E gliela andiamo a far raccogliere tutto. E poi a fianco ci mettiamo, che ne so, l'acqua salata, potrebbe essere una buona idea. E poi da qui faremo tutte le distillazioni, tutti i recuperi vari di tutti i materiali, così siamo belli tranquilli. Bene, si è già spaccato qualcosa. Perché? Le opzioni sono due, perché sta pescando qualcosa che non va, oppure conduttore gas 9,4 gradi. Potrebbe essere una questione banalissima di sciocca di temperatura, ma davvero? No. Vediamolo subito, non mi morire, ti prego, John. Che ti chiami Liam, non mi importa. Bravo, ora puoi levarti dal cazzo. A me piacerebbe capire effettivamente. Certo, perché abbiamo fatto i cavi quelli leggerini. Potremmo effettivamente fare i cavi pesanti qui. Ci va molto di fortuna perché abbiamo fatto una struttura in una maniera così tanto intelligente. Poi qua ci metto una. Pistolino che mi converte la tensione e ci siamo. Comunque abbiamo fatto le cose in maniera talmente talmente furba che qui togliamo questo, ci ricambia genetico. Semirantolino, fighissimo, fighissimo. Semirantolino, direi che l'abbiamo vinta così. Achievement, papà, nessuna ricerca selezionata. Mi va bene al momento. Tanto voi, raga, avete altra roba a fare. Mi spiace. Scusate, questo qui è proprio autismo puro. Cioè, annulla, tac. Ah, così. Tutta una bella scala allineata. Demolisci. Ci fa abbastanza schifo, se no. E voilà. Cioè, io non chiedo tanto, chiedo soltanto di avere una base che non faccia schifo, che non sia proprio un orrore. Forse chiedere tantissimo. Dai, se mi fate anche quei due lì, siamo quasi a cavallo. Circuito sovraccarico, lo so, lo so, lo so, mollatemi. Allora, energia. E giustamente dalla regia mi fanno notare che se poi uno non fa le ricerche, effettivamente, non va tutto bene. Quindi sì, in questo momento siamo fermi. Siamo fermi perché devono finire i 12 milioni di cose che ci sono da fare senza far sì che si spacchi tutto. E visto che tanto il problema ossigeno l'abbiamo arginato così, facciamo così, tac, così. Ossigeno ne abbiamo. Danni ai circuiti, basta. Ok, siamo tranquilli. Qui adesso a un certo punto mi dirà. Che è finita giustamente l'aria, ma non è che ce ne frega. Che bello che poi ho detto: no, ma comunque bisogna dargli una certa priorità, non bisogna esagerare, eccetera, eccetera. Fatto, gli faccio fare mille cose in più. Duplicant skills, ti direi quasi mineraria avanzata, ma andremo con ricerca sul campo. Così quando incontriamo i geyser lo facciamo. Lui con un po' di morale se ne sta buono. E io avrò, tanto per cambiare, resoconto del ciclo, ma se io lo volessi togliere questo resoconto, non lo voglio, via. Mancanza di risorse, non mi interessa. O forse sì, forse sono sicuro al 100% che Vale non la fa perché dice, no, l'acqua, sai,
te ne brucia troppo, che è vero, però è carino e ci terrei a portare avanti questa mia tradizione di fare questo mega imbuto di cose. Ci terrei poi anche ad avere del cibo, come cosa non mi farebbe schifo, ma allora l'abbiamo fatta, quindi possiamo tranquillamente Oxyfarm Seed, pianta, copia parametri e ora tutte quelle che loro troveranno se andranno a piantare lì. Tubola, duplicate skills, vi prego qualcuno che ha già delle cose utili. Lui sarà il nostro vincitore di scavo efficiente, evidentemente. Quanti sono? Quanti ce li mangiamo? Cioè, questo è proprio... Guarda che belli, guarda quanto vi facciamo a pezzi e vi mangiamo. Rod, tu prendere quest'acqua qui. A sto punto mi sembra proprio un po' l'unica. Allora, facciamo dei muri per darci vagamente delle regole. Tac, tac. Cloro, allora se io passo nel cloro muoio, fine, quindi non devo passare di lì e forse per questo che avevo fatto questo tetto qui, perché era per ricordarmi il fatto che no, non ci devo passare. Qui ci mettiamo altre porte, io penso metterei una porta più o meno per qualsiasi cosa, cioè se non sai nel dubbio ficcaci una porta. Guardate che belle che sono. Cioè, beh, qui ne mancano, ma sono belle. E generano ossigeno, quindi ogni volta che andranno a passare i nostri amichetti, boom, ci sarà una botta di ossigeno. Fichissimo. Fichissimo. Meno fico, questa storia qua. Tac. Tubatura, cavatappi. Ok, e qui ci sarà l'acqua salata. Lubricant skills. Ora, scavo intensivo sempre. Evidentemente è proprio fondamentale. Io faccio una passatoia qua, buco qua e faccio pompare qua dentro. Una cosa bella sarebbe predisporre già i cavi pesanti in maniera che non si spacchi tutto. Io la pompa la metto qua, metterò una pompa qua. Farò una scalettina qua, così buco, l'acqua scende e poi scenderà anche qua. Un'altra porticina e speriamo che non diventi un disastro il tutto. Così, sì, certo che cadrà effettivamente un po' d'acqua, però dovremmo farcela. A questo punto ci servirebbe finire una sorta di loop che poi porti qua, che porti a questa tank d'acqua. Sento che sarà una grande opera, però sento anche che siamo abbastanza grandi per fare questo lavoro. Ma quando avranno finito, spero che non sarà esploso niente, perché sennò ci invadiamo di acqua alla base. Un altro dentuccio, ma magari no. Possiamo fare... Questo mi piace molto, perché anche più stati di apprendimento, tu sei il nostro campione, tu sei il nostro quinto eroe. Gli servirà a questo punto una brandina, e a 5 mi sa che ci possiamo anche fermare, perché sono tanti, sono proprio tanti da gestire, cioè io... Quando sono a 6 sono già a un buon punto. Adesso siamo al 40° ciclo. Forse stiamo un po' esagerando, però duplicate skills. Ci crediamo forte, riuscire a trasporto efficiente 2 sempre. Sì, tutto da rifare, tutto da spaccare, però metterla nel punto più basso mi sembra la scelta più furba. Tutto qui. Non niente, la mia era proprio una bella idea, ma... Ce la faranno a raggiungerlo? Secondo me no. Qui tutto fatto, gli serve soltanto tassativamente uno sfiato, perché sennò rimaniamo pinzati in un circolo terribile. È ovvio che un po' d'acqua passerà, ma non è nulla di drammatico. E voilà! Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare recuperandoci la nostra acqua. E bravi noi e bravi tutti. Signori, alla prossima, questo è stato un ottimo modo per recuperare dell'acqua. Alla prossima.